sto per raccontarvi una storia che parte proprio da questa abitazione. Mi trovo in un luogo altamente digitalizzato. Siamo in Nord Europa, in Estonia. Dobbiamo raggiungere l'isola di Muhu. Ingram, un'avventura la tua, un sogno, è iniziato 10 anni fa, sei arrivata qui, hai visto questo luogo che era completamente, non dico completamente, però abbastanza ridotto male e tu l'hai voluto trasformare. Perché? L'idea è venuta al mio ex marito in maniera del tutto casuale, ma poi abbiamo deciso insieme di ristrutturare questo posto. Ci ho messo l'anima, il cuore, tutto per far sì che le persone potessero percepirlo. Per noi era molto importante mantenere tutto autentico. Abbiamo tolto ogni cosa e con calma abbiamo ristrutturato tutta la casa. Questo posto ha 120 anni. Volevamo mantenerlo il più autentico possibile, ma allo stesso tempo volevamo che fosse confortevole, accogliente e anche un po' moderno. Ma torniamo ora all'inizio della nostra storia. Vi ricordate? Vi ho parlato di un'isola, pochi abitanti, un pugno di case, assieme a una digitalizzazione che offre alle persone possibilità che anche a noi cittadini sembrano soltanto un sogno. La digitalizzazione in questo paese copre tutto il territorio? Ci sono delle zone dove si opera meglio e altre peggio? Beh, si parla sempre del 99% della copertura, quindi in mezzo alla foresta, in mezzo a un laghetto, te vai a pescare e comunque puoi avere tutti i benefici dello stato digitale in Estonia. Hanno voluto di approfittare di quel boom tecnologico e hanno puntato molto sulla digitalizzazione qua in tutto il paese. Cittadini battono burocrazia 3-0. Il benessere che si respira in questi luoghi, però, non ha a che fare solo con la tecnologia portata di mano, ma anche con un altro fattore che riguarda la struttura dell'abitato. La scienza ci dice infatti che il modo in cui le realtà urbane sono organizzate può influenzare, almeno in parte, il modo di pensare. Gli autori si sono concentrati sulla formazione di pensieri razzisti e i risultati mostrano chiaramente che esiste una relazione fra l'ambiente in cui si cresce e il modo di pensare. Poco distante dalla casa di Ingram raggiungiamo Koguva Village, il museo dell'isola. Il villaggio è molto vasto ed è fatto da una parte da case visitabili destinate soltanto ai visitatori, ma dall'altra case abitate da normali cittadini che hanno fatto una scelta simile a quella della nostra Ingram, di vivere su quest'isola, di vivere in maniera, diciamo, tradizionale, semplice, senza però rinunciare alle moderne tecnologie. Melis, con orgoglio, mi mostra l'interno del museo, dove gli abiti della tradizione, ricchi di colori, sono i grandi protagonisti. Il nostro prossimo obiettivo è un parco nazionale famoso per le sue foreste che nascono direttamente dall'acqua, ma soprattutto perché si tratta di un simbolo importante per più motivi. Questo parco ha una grande importanza. Innanzitutto perché è stato il primo parco nazionale dell'Estonia, istituito nel 1971, ma poi anche il primo parco nazionale di tutta l'Unione Sovietica. Il parco è frequentato tutto l'anno. Anche adesso, in una giornata infrasettimanale, incontriamo diverse persone, molte delle quali in cerca di funghi. Io ho appuntamento con Kaisa, una ricercatrice del parco, che mi accompagna attraverso questi sentieri. In breve, siamo nel bog, una sorta di foresta lillipuziana, dove il protagonista è l'acqua. Quando si contemplano spettacoli come questo, è interessante pensare al percorso che l'evoluzione ha compiuto per arrivare a donarci queste preziosissime e bellissime forme di vita. 350 milioni di anni fa, infatti,
gli alberi avevano una forma che oggi definiremmo perlomeno buffa, con tronchi sottili sottili di circa 16 centimetri e una chioma ampia che invece superava i 5 metri di larghezza. Questi ambienti, in pratica, fungono da serbatoio d'acqua. In questo parco possiamo dire che le torbiere sono le vere grandi protagoniste e non c'è solo questa perché ce ne sono altre. Il Bog di Viru è il più famoso e visitato. È così ben attrezzato di passerelle che puoi attraversarlo tutto, arrivare fino alla torre e vedere il panorama. Ma oltre a questo ci sono molti altri Bog. Siamo adesso arrivati a Kasmu. Questo vuole ricostruire un po' le tradizioni dei pescatori di tanto tempo fa. Infatti, alcune case sono ricostruite esattamente come erano un tempo. Nel mare, di fronte ad alcuni villaggi, sono presenti delle pietre. Pietre più piccole, ma anche pietre più grandi. In questo caso, la nostra protagonista è quella pietra che si trova là in fondo. La vedete? È famosa! Si chiama Baby Stone. Noi in Italia raccontiamo magari ai bambini piccoli che i bambini vengono portati dalla cicogna. Qui invece si racconta che i bambini arrivano da Baby Stone, da dietro la pietra. E allora se un piccolo vuole un fratellino o una sorellina, che cosa deve fare? Deve nuotare fino alla Baby Stone, poi bussa un pochettino e dice: mi dai un fratellino o una sorellina? E in genere Baby Stone mantiene sempre la promessa.